Un altro tema che io contesto di questa impostazione complessiva, parliamo di visione, Mola Sud. Avete un'impostazione eccessivamente statalista, centralista e assistenzialista. C'è un'emergenza, nessuno lo nega. Allora sfruttiamo il fatto che possiamo fare debito, che dobbiamo fare debito, per lasciare un'eredità però che strutturalmente permetterà a questa gente di riprendersi. Io credo che quel commerciante non ha bisogno di 600 euro una tantum. Se gli dessimo però una tassazione più amica, se gli dessimo però meno burocrazia, se gli dessimo uno Stato che non è un avversario, ma che dà la percezione di mettersi dalla sua parte e di combattere con lui, probabilmente qua ci scontriamo, abbiamo ancora delle idee diverse. No, sono un liberale, sono slogan, questi sono slogan. No, non sono la slogan, no, guardi, non sono per niente slogan. Non sono per niente slogan, è dire che date liquidità e che non arriva economico, nulla. Slogan è dire che voi siete dalla parte dei commercianti e gli mandate le cartelle statoriali. Io ti stimo e penso che tu sei una persona competente, però devi riconoscere che fare discorsi così astratti serve a poco. La realtà è un'altra. Adesso c'è un provvedimento che vale 130 miliardi. Subito dopo la discussione di questo provvedimento ci sarà un provvedimento di semplificazioni normative che naturalmente serve ad accelerare. Discuteremo del provvedimento allora, delle semplificazioni normative. Ti dico per esempio un provvedimento, un provvedimento che mi piace. E allora faremo un provvedimento che mi piace. Qual è? Un provvedimento che mi piace, per esempio, è l'ecobonus e sisma bonus. Spero che non facciate marcia indietro, ma quello è uno sgravio fiscale del 110%. Viva Dio, è la strada giusta. Domanda però meno un attimo, tasse, Cattaneo, sempre Cattaneo, visto che lei l'ha introdotto, adesso devo andare anche da Paolo Sottocorona per le previsioni meteorologiche, però faccio una domanda a flash a Morassut, che è la persona più indicata per parlare di questo.